Li sentite? Estate. Allora, questa sera voglio fare una cosa un po' diversa. Siccome sento l'estate che arriva, vi dedico questa piccola poesia, aforisma di Ennio Flaiano, che recita così: Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca. La primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. Meravigliosa. Per me c'è una sola stagione, l'estate. Sono assolutamente d'accordo per tanti motivi, anche se ultimamente il caldo un pochino comincio a sentirlo anche io. Scusatemi, sposto perché l'obiettivo di questo video era farvi vedere il trucco del giorno, il look del giorno. Quindi dicevo, l'estate per me è la stagione. Anche soltanto sentire il canto degli uccellini, io spero che lo sentiate. Siamo in quel momento che è chiamato l'herblé, quel momento in cui i colori diventano dal rosa al rosso, diventano blu quando il sole sta per tramontare e la natura, secondo me, dà il meglio di sé. Allora, prima che tramonti del tutto il sole, vi faccio vedere il look del giorno perché è un trucco che sto facendo molto spesso in questi giorni in cui ancora non sono abbronzata, però mi sono un pochino colorita dalle prime passeggiate fuori. E quindi vi dico che cosa ho. Allora, nel viso non ho base, non ho assolutamente nulla, neanche la cipria, neanche il correttore, e si vede, si vede. Ma ho un blush. Dunque, qualche giorno fa io sono andata a fare delle commissioni qui vicino a casa mia e ho scoperto un nuovo negozio, è la mia rovina, un negozio che vende prodotti, generi alimentari per celiaci, per persone che sono intolleranti al glutine, per i vegani, ma che ha anche qualcosa di bioprofumeria. E quindi io in realtà cercavo una cosa di erboristeria e poi ho fatto tutt'altro acquisto e ho comprato questa palettina di Neve Cosmetics perché ho preso delle cialde singole. Io non avevo nessuna di queste palettine, quindi ne ho approfittato. Non l'ho completamente composta tutta questa palette. Questi sono i colori, vedete, ce n'è uno che è vuoto e non sono neanche tutti i colori di Neve Cosmetics, ma soltanto due. Allora, negli occhi ho, ecco, qui lo vedete bene, questo colore qui su tutta la palpebra che si chiama Lithium, che è un grigio argenteo. Sì, che ha qualche sfumatura anche tendente al blu. Siccome sto anche un po' in fissa con il blu, ho voluto prendere anche questo colore. Lo sto sperimentando di varie marche. Questo è di Alchemilla, non è di Neve, ma la misura è la stessa, identica, perfetta. E quindi è un blu che si chiama lapislazzuli, questo colore qui. E poi ho preso questo colore che in realtà è un blush che sto portando oggi, che si chiama, l'ho visto poco fa, Nowhere, questo rosa biscotto. È un colore abbastanza tenue, su di me si vede poco, dà giusto una sfumatura lieve, insomma, dà un effetto però comunque salute, e io l'ho preso perché è un colore versatile che utilizzo però anche come ombretto. Tutti i colori comunque di Neve Cosmetics, i refill possono essere usati, diciamo le cialde possono essere usate, sono multitasking, ecco, diciamo così. Quindi qui ne manca uno, allora consigliatemi che cosa posso mettere qui per completare questo look. Datemi qualche consiglio tra colori di Neve Cosmetics o di Alchemilla per farmi una palettina, sia per gli occhi che per il viso, quello che volete. Considerate che io ho la blushissimi, quindi non un colore della blushissimi, perché quelli ce li ho tutti. Allora, quindi, ricapitolando, negli occhi questo, come ombretto allo lithium, poi dentro l'occhio questo nero carbone è dato da questa matita di Avon, che è la marca Artist Gel, che è la nuova, quella che ha sostituito la Shock Gel, mi pare, che è un nero, mamma mia, cioè, guardate che nero che è, perfetto, pazzesca, e io la metto sia dentro che fuori. Adesso l'ho messa dentro, solo dentro. Ed è, ha una texture proprio morbidissima in gel, eppure rimane là.
si stampa. Sopra è più difficile da mettere perché ha una punta che è difficile farla proprio sottile, sottile, è morbida, quindi per metterla sopra viene una linea un pochino spessa, quindi io la prelevo con un pennellino, ma dentro è pazzesca. Mentre invece intorno ho questa che ho usato tantissimo in questi giorni, comprata nell'ultimo ordine, che è sempre di Avon, però della linea Glimmer Stick, ed è il color Navy. Eccola qua, che in realtà sull'occhio è più blu, qua non so perché sembra grigia, però è proprio, è blu, non è un blu royal, è un blu un pochino più spento, quindi negli occhi questo. E poi come mascara, perché non uso solo Avon, insomma uso quello che mi piace, questo di Kiko, che è uno dei miei preferiti, che io questo tendo a ricomprarlo, che è la Measurable Length Fibers, questo mascara che ha lo scovolino fatto così, ecco qui lo vedete bene, mi piace molto perché infoltisce, ma allunga anche molto, quindi ha le fibre ed è allungante, quindi ha un doppio effetto sulle labbra. Questo bellissimo, bellissimo rossetto Avon, che è Avon Red, come si chiama? Red 2000, scusate. Sì, è il Red 2000 della linea Avon True, in questo bellissimo packaging in edizione limitata che era uscito a Natale, mi sembra. Questo secondo me somiglia come colore al Red di MAC. È una formula tra il cremoso e il satinato, quindi non è long lasting. Finiamo con il profumo di oggi, cioè della serata, perché stamattina ne avevo messo un altro, ma quello che porto oggi è questo profumo di Falconeri, che mi è arrivato in un pacco recente, un regalo di un amico che mi ha fatto provare, non so se lo vedete, vabbè, Falconeri Elicriso di Colin, grazie mille, mi piace tantissimo. Questo è un profumo creato da questa linea di abbigliamento, Falconeri crea abbigliamento molto minimal, e il profumo credo che sia unisex, ha questo tappo bellissimo di legno ed è un Eau de parfum? Sapete che non mi ricordo, no, una eau de toilette, però la persistenza è discreta, non è invadente come profumazione, che ha la nota di elicriso e di liquirizia, una nota molto molto presente di liquirizia, è leggermente gourmand, ma leggermente quella cosa giusta che non guasta, perfetto quindi per l'estate, può essere portato anche da un uomo e mi ricorda un pochino il Blue Sugar di Acquolina, che è un profumo da uomo gourmand che ha questa nota di liquirizia molto più intensa, però un pochino me lo ricorda, quindi questo era il mio look per oggi. Un bacio, alla prossima, ciao!